Oggi, come potete vedere, sto iniziando il piano nutrizionale del dottor Nicolò Cattaneo. Prevede 150 grammi di banane, frutta 150 grammi a scelta, in questo caso io ho le due pere, e poi o 6 fette biscottate integrali o due panini integrali da 100 grammi circa. E ovviamente una bella tazza di tè o tisana da 300 ml, quindi in questo caso io non sono un grande amante del tè alla mattina e mi sto idratando con l'acqua. Colazione fatta, ovviamente cominciano già i problemi con gli alimenti, non avevo le 6 fette biscottate integrali e nemmeno i panini, quindi sono già in deficit per quanto riguarda l'apporto di questi due alimenti. Vedremo magari se introdurli durante lo spuntino. E ora laviamoci i denti. Ragazzi, il mio spuntino con 30 grammi di frutta secca. Ciao ragazzi, secondo giorno, sto iniziando la colazione, come potete vedere con delle fette biscottate integrali, ne mangerò 6, poi mangerò 150 grammi di banana e probabilmente la mela che è caduta adesso giù dal questa la colazione. Ragazzi, ovviamente l'allenamento non manca mai. Sto allenando adesso il back lever in questa giornata. Sono circa le 12 e un quarto, quindi come vedete i miei orari sono abbastanza sballati perché io appena finisco di lavorare mi alleno, poi pranzo, poi torno al lavoro o magari mi alleno la sera. Ad esempio, la cena che avete visto ieri sera, che vi ho messo appunto il merluzzo, quello con il limone, l'ho mangiata, erano circa le 10, 22:45, 10:45 quindi di sera, perché avevo un impegno al centro sportivo dove c'è il parco di calisthenics. Finito anche per oggi, quindi adesso andiamo a vedere il pranzo. Ok, pronti per il pranzo? Anche oggi mangerò riso col tonno che Nicolò mi ha messo 4 volte a settimana. Ovviamente non il riso 4 volte a settimana, ma il tonno, quindi lo posso mangiare. Come potete vedere, molto semplice. Ho messo l'acqua a bollire, riso 140 grammi. Adesso attendiamo che bolla, nel frattempo sto mangiando una mela. Quindi oggi a pranzo vario, ho optato per le carote visto che ce le ho, quindi variamo un po'. In associazione i miei 200 grammi di carote. E come vi ho appena detto, riso 140 grammi con tonno, come potete vedere, e adesso ho messo qua i 200 grammi di carote, che poi non sono proprio 200, ma comunque questo è per farvi intendere l'idea. La mela l'ho già mangiata prima. E niente, buon appetito. Ecco invece la cena, abbiamo qui i piselli e broccoli, oltre a un panino praticamente che potremmo introdurre. Inoltre anche un po' di carne. In questo video vi ho voluto mostrare tutti i pasti durante la mia giornata. Come avete potuto vedere, si compone da colazione, spuntino, pranzo, dopodiché c'è un altro spuntino e la cena.
E infine anche lo spuntino pre-nanna, che dovrebbe essere lo yogurt greco nuovamente. Se il video vi è piaciuto, mettete tasto like, iscrivetevi al canale e al prossimo video.